Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo in diretta Upper Body, quindi stiamo per cominciare il nostro allenamento solo per la parte superiore del nostro corpo. Direi che siamo pronti, quindi saluto Roberta che vedo in pole position e saluto chi è con noi ad allenarsi e cominciamo subito con il riscaldamento. Via! Andiamo sul tappetino, piedi sotto le anche, ginocchia morbide, pancia risucchiata, spalle basse, da qui prendiamo aria, allunghiamo la schiena, mandiamo l'aria fuori, giù, vai, due, e giù, vai, tre, quattro, e l'ultimo, andiamo adesso con le spalle indietro, via, uno, due, tre, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo con le braccia, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo in flessione laterale e vai con le braccia su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo con le spalle avanti, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vai con le braccia, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, rimaniamo in questa posizione, vai in rotazione del busto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Portiamo le mani sui fianchi e adesso andiamo avanti e indietro col bacino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo in circonduzione, via. 1, oh, un bel giro, 2, 3, 4 e 5. Cambio dall'altro lato. 1, 2, 3, 4 e 5. Perfetto, da qui andiamo con le mani incrociate in alto, rimaniamo su qualche secondo, cerchiamo di allungare le spalle e il dorso. Ok, da qui prendo, vado a prendere il gomito, porto la mano sulla scapola, ok, rimango in questa posizione. E poi fletto il busto e rimango in quest'altra posizione per allungare bene. Ritorno su, vado attorno al collo con il braccio, la mano la porto al centro della schiena e spingo il gomito verso di me. Cambio, porto il braccio dietro e vado ad abbassare questa spalla e fletto il capo, così allunghiamo per bene tutta questa fascia. Ok, da qui andiamo, vai l'altro braccio sinistro, vai a flettere. Ritorna, vai attorno al collo, mano al centro della schiena e spingi il gomito dietro, verso di te. Ok, da qui porta il braccio dietro, la schiena e fletti il capo.
Ok, perfetto, sciogli un altro pochino. Adesso partiamo con il nostro circuito, partiamo con i muscoli bicipiti, quindi prepara i tuoi pesetti da 3 kg se ce li hai, altrimenti 2, 1, non esageriamo. Quindi quelli più pesanti che hai e andiamo a lavorare. Quindi da qui, piedi sotto le anche, ginocchia morbide, attiva l'addome, apri le spalle. Guarda bene la posizione, vado su al centro e poi porto i pesetti lateralmente, così. Via. Una volta al centro, una volta laterale. Ogni volta che scendo devo controllare il movimento e mi raccomando, respira. Così. Vai. Su e poi vado lateralmente. Forza. Così, vai. Qualche altro secondo. Benissimo, fai più movimenti in questo tempo che hai a disposizione e stop. Ok, sempre per i nostri bicipiti. Adesso andiamo con il curl singolo, ok? E veloce così, dobbiamo andare un pochino più veloce questa volta. Via. Vai su, ovviamente rispetto al carico che avete, cercate di adattare la velocità perché altrimenti la schiena interviene nel movimento, quindi cercate di mantenere la schiena ferma, l'addome attivo, l'addome stretto. Ok, così. Respiro. E vado avanti qualche altro secondo, poi spingi su, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, recupera, ok, sciogli un po' e poi andiamo a rifare il curl interno ed esterno, preparati. Ci siamo, via, su e tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9, 10, 11, forza, e l'ultimo, 12, e stop, recupera. Sciogli un po' e poi andiamo a fare il curl singolo. Preparati. Vai, in questa posizione, veloce, via. Uno sale, l'altro scende, così. Cerchiamo però di non fare questo con la schiena è ferma, sono le braccia che si muovono. Se vedete che la schiena si muove, allora abbassate il carico. Meglio abbassare il carico che lavorare con la schiena, non con i bicipiti. Poi vengono i dolori, quindi se fate questo non va bene, caricate di meno. Vai, qualche secondo, ci siamo, Poi passeremo alle nostre spalle. Vai ancora, 3, 2, 1 e stop, recupera. Allora, vi faccio vedere il movimento senza pesetti, andiamo con le spalle, quindi military press, da qui, stendo su, ritorno, lo conoscete ormai, no?
braccia e ritorno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 e l'ultimo 15, abbiamo fatto 15 volte adesso, sempre per le spalle andiamo in alzata laterale e alzata frontale, prima una e poi l'altra, ok? Prepariamoci, via, vai, frontale e laterale, anche qui stesso discorso, cercate di non muovere la schiena, l'addome, essere super super attivo, vai su all'altezza delle spalle, non più su, e respira, vai. Questo esercizio ovviamente è adattato al ritmo di chi ha pesi, ok? Non da un chilo ovviamente, ma un pochino più pesanti, tipo 3, perché è un lavoro muscolare sulle braccia, quindi dobbiamo aumentare un pochino il carico. Stop! Ok, andiamo adesso con il military press come prima. Su e giù le braccia, distendiamo bene, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e l'ultimo 15, ok, recupera. Andiamo adesso con l'alzata laterale, alzata frontale come prima. Vai, posizione, via. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e l'ultimo 12, ok, perfetto, recupera e adesso andiamo con i nostri tricipiti, partiamo da questo movimento, chiudiamo le ginocchia, ok, sui gomiti, distendo e ritorno, ok, quindi facciamo un rematore, un distendo e ritorno, via. Stretti i gomiti, poi cerchiamo di distendere, la schiena è piatta, non ce lo dimentichiamo. Vai. Vai, pochi secondi. Stendi bene.
braccia dietro, 3, 2 e 1, stop. Ok, adesso andiamo sempre con i nostri tricipiti dietro, facciamo questo movimento, unisco i pesetti e poi apro le braccia, via, diciamo abbastanza velocemente questo, vai. Apri e chiudi, forza, velocemente, scusate le spalle, volevo farvi vedere bene il movimento, cercate di aprire bene e guardate avanti, aprite il petto, non fate questo, non vi chiudete, vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, ok, recupera. Andiamo di nuovo con il primo, quindi abbiamo detto rematore, mi volto qui, schiena piatta, vado a distendere e poi ritorno. Pronti? Via. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai ancora, 11. 12 e l'ultimo 13 e stop. Ok, recupera e poi vai a fare come prima i pesetti dietro, apro e chiudo così abbastanza velocemente. Via. Mi rimetto vicino con lo sguardo in avanti, verso di voi, vai, chiudi e apri, velocemente qui, qua possiamo ovviamente usare anche uno o due chili, quando si lavora un pochino più veloce, però provate anche con i pesi un pochino più grandi. Vai, vai, che ci siamo, solo 10 secondi, resisti. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ok, perfetto. Wow, è sudata. Allora, andiamo adesso a terra. Andiamo a lavorare un pochino sul petto. Io mi metto così, penso che mi vedete bene. Allora, prendiamo il carico grande qui, dobbiamo prendere 3 kg almeno, Ok, andiamo giù. Portiamo i pesetti in questa posizione, vedete? Andiamo con i gomiti a terra. E poi risaliamo, questo lo facciamo quasi sempre, quindi piego i gomiti a 90, vado giù a toccare a terra e poi salgo, ok, con un grande carico, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai, spingi su, 12, 13, 14,
15, 16, 17, l'ultimo 18. Ok, ricordala, poi vai con quest'altra posizione, quindi i pesetti, vedete, da qui vanno in chiusura, apro, aperture laterali con i gomiti leggermente flessi e ritorno, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 11, 12, 13, 14, 15 e giù. Ok, recupera e poi vai a fare il primo esercizio, quindi da qui gomiti a 90 a terra e spinta in alto. Preparati. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e l'ultimo, 15. Ok, andiamo adesso con le aperture laterali. Recupera, quindi sarà questo, da qui apro e chiudo con i gomiti leggermente flessi, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dai, ci siamo, 12, 13, 14 e l'ultimo 15, perfetto. Ok, andiamo a vedere gli ultimi due esercizi, i pesetti. Di nuovo in questa posizione, adesso andremo indietro quasi a toccare il pavimento e ritorneremo su in spinta, via. 1, cerca di scendere senza piegare troppo i gomiti. 2, 3, qui dobbiamo sentire il dorso che lavora. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Ok, da qui adesso stacca i pesetti uno dall'altro, vai con i pesetti a toccare le spalle e ritorna su, andiamo un pochino di più sui nostri tricipiti adesso, via, piega, porta i pesetti alle spalle e costendi, mantieni i pesetti perfettamente, attenzione alla faccia, 3 al viso, al bel viso, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, l'ultimo, 15, ok, recupera, poi unisci i pesetti e di nuovo con le braccia non troppo piegate vado dietro, quasi a toccare a terra con i pesetti e poi salgo su in spinta, via, 1, sento il dorso che si allunga e poi mi spinge i pesetti in alto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e l'ultimo 15, ok, andiamo con l'ultimissimo esercizio, quindi portiamo i pesetti qui, andiamo a piegare quindi i gomiti, portiamo i pesetti alle spalle e poi distendiamo le braccia su, tocco e distendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, recupero, ok, adesso andiamo ad allungarci, rimaniamo così qualche secondo, respiriamo in maniera profonda così da rilassare la muscolatura. Ovviamente allunghiamo un pochino anche la schiena, quindi i ginocchia al petto e rimaniamo qui qualche secondo. Ok, saliamo, andiamo in ginocchio qui, vai di nuovo, allunga un pochino la spalla destra, vai come prima attorno al collo, spingi il gomito, vai con l'altro, avvicina il gomito alla testa, attorno al collo, spingi il gomito verso di te, e stop. Allora, qui vado sui piedi e con calma rotolo la schiena verso l'alto, prendo un bel respiro, e stop, abbiamo finito anche questo allenamento upper body, quindi vi auguro una buona giornata, un buon caffè e ci vediamo alle 12:30 con Postural Fitness, vi aspetto, ciao!